Allora diamo lettura via regolamento per l'elezione del Presidente del Consiglio. L'articolo 39 del testo unico sull'orientamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo del 18-8 del 2000, numero 267, dispone che i consiglieri comunali del comune con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto dai consiglieri nella prima seduta del Consiglio e che lo statuto prevede l'attribuzione vicaria del presidente del Consiglio in attesa del consigliere anziano. Lo statuto del comune, l'articolo 30, comma 6, stabilisce che nella prima seduta il Consiglio comunale, dopo la compagine degli eletti effettivamente del sindaco, elegge il presidente del consiglio comunale, scelto dai consiglieri comunali a scrutinio segreto, con un voto diretto a maggioranza assoluta di due terzi dei consiglieri assegnati. Ogni consigliere ha diritto ad un solo voto a favore di un candidato. Il successivo comma 7 testualmente legge. Seduta ai fini dell'operatività del comma precedente, comunque valida con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se nelle prime due votazioni da tenersi nella stessa seduta non viene raggiunta la maggioranza di cui al comma precedente nelle successive sedute, da tenersi ad intervalli di non oltre 10 giorni, è sufficiente ai fini dell'elezione del presidente la maggioranza delle elezioni. Nella successiva seduta da tenersi da intervalli di non oltre 10 giorni, sufficiente ai fini dell'elezione presidente della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Presidente del Consiglio Comunale assume la carica appena eletta, comma 8, e dura in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale, comma 9. Inoltre, il comma 11, sempre del medesimo articolo 30, stabilisce che è costituito un ufficio di presidenza composto da presidente del Consiglio, vicepresidente vicario nella persona del consigliere candidato non eletto a sindaco a ballottaggio, consigliere anziano, in riferimento a quanto premesso. Il presidente Rovuto di procedere all'elezione del presidente del consiglio comunale mediante votazione segreta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune. 17 voti. 16. Facciamo una precisazione perché sono 16. Secondo, di dare atto che a nome dell'articolo 30, comma 11 dello statuto e dell'articolo 5 del regolamento per il funzionamento del Consiglio, l'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale risulta costituito A. Presidente del Consiglio, B. Vicepresidente della persona del consigliere candidato non eletto a singolo di ballottaggio e consigliere anziano. Quindi si passa, vengono nominati due scrutatori. Quindi chi mani l'arbi per la maggioranza dei consiglieri candidati? Puoi intervenire? Socio, la parola al consigliere Socio Santo. Volevo chiedere gentilmente al segretario, siccome penso che non siamo stati avvisati su questa variazione e penso che sia fuori dalla logica il voto di 16 anziché 17, perché la maggioranza dei due terzi su 25 votazioni votanti è 17 perché viene a due terzi, no, che 25, caro Enzo, perché il sindaco vota, quindi essendo un votante i due terzi sono sui votanti, non sui consiglieri. Se sui consiglieri, allora il sindaco non vota. Allora, se il segretario gentilmente ci fa una nota, ci fa una precisazione, ci fa una cortesia. Diamo la parola al segretario. Sì. Allora, intanto purtroppo c'è un errore materiale perché l'interpretazione che facciamo adesso è un'interpretazione che deriva da una questione nel tempo, che è stata però risolta con una sentenza del Consiglio di Stato del 5 settembre 2012, quindi successiva alla bozza che poi con l'ufficio ha predisposto, riportando in maniera errata il numero di 17, il Consiglio di Stato, sezione quinta, 5 settembre 2012, 4694, ha espressamente deciso una questione che riguardava il comune di Sessa Ulpra, che peraltro decisa in prima istanza dal TAR della Campania, quindi
Stato, che in ogni caso alleveremo alla delibera e che comunque è disponibile per tutti i consiglieri, il quorum, quando non vi è una legislazione ulteriore, i consiglieri assegnati al comune sono i consiglieri comunali, quindi nel caso di specie 24. È evidente, dice lo stesso Consiglio di Stato, che un altro articolo, cioè l'articolo 39 del decreto legislativo 267, consente al sindaco di votare. Quindi, anche se la tesi contraria per la missione dello stesso Consiglio di Stato è una tesi suggestiva, il Consiglio di Stato conclude dicendo che da un lato una norma stabilisce che il sindaco possa votare, l'articolo 39 del citato decreto legislativo, e dall'altra la normativa interna stabilisce il calcolo del quorum, che è fissato in 2/3 dei consiglieri assegnati. Nel nostro caso sono 16. Quindi io mi attengo alla sentenza del Consiglio di Stato, poi ovviamente il Consiglio è sovrano nello stabilire altre indicazioni, però questa è l'interpretazione che dà la segreteria generale avvalendosi di questa decisione del Consiglio di Stato, peraltro anche recepita da alcune interpretazioni del Ministero dell'Interno. Grazie. La parola di nuovo al consigliere Sosso. Niente, chiedo di mettere a voto, se è possibile, o anche non a voto, la possibilità di una piccola sospensione per guardarci le carte, perché volevo guardarle prima di andare a un voto su un parere che onestamente non mi convince. Consigliere Salma, se la proposta deve essere fatta, la richiesta un poco più articolata di quale documento le richiede, e così ci articoliamo, andiamo pure a prendere, così assieme ce lo possiamo guardare. Non so se la devo presentare per iscritto, però verbalmente vi dico di chiedere una sospensione sulla precisazione fatta dal segretario comunale su atti presentati ai consiglieri, quindi nei 5 giorni previsti, in cui era specificato che la maggioranza era di 17, siccome c'è una variazione che i consiglieri non hanno potuto capire, non hanno potuto studiare, chiedo gentilmente una pausa di un quarto d'ora per leggerci le carte e per guardarcela, grazie. La parola al consigliere Orsino. Mi sembra